La locanda della pasta nasce a Gragnano, a pochi passi dalla Valle dei Mulini, un luogo dove tradizione e storia si sposano. Quali sono le attività in programma in questa stupenda location? Questa location noi abbiamo la presunzione di dire che sarà una struttura, un teatro dei sapori sul mondo, un teatro dei sapori i cui attori sono tutte le eccellenze italiane che abbiamo voluto mettere in questa cornice spettacolare dove la Valle dei Mulini rappresenta un momento topico di Gragnano, il grande boom, diciamo, dell'epoca rinascimentale all'Ottocento, dove a Gragnano l'economia enogastronomica, turistica, culturale dei pastifici ha avuto sempre il suo massimo splendore. Noi vogliamo riportare su Gragnano quel grande turismo enogastronomico che c'era fin dai tempi della famiglia dei Medici, tanto è vero che abbiamo trovato in una chiesa del 300 delle tombe proprio appartenute a loro, e quindi il Rinascimento, il Medioevo, momenti dei fasti più belli dell'Italia, in modo particolare del Regno delle Due Sicilie, se possiamo dire, noi vogliamo riportarle qui e far vivere alle persone che vengono a mangiare da noi un momento di magia, oltre alle emozioni, la magia mangiando una cucina semplice, classica proprio del territorio, genuina, alla portata di tutti. Per la serata abbiamo preparato varie specialità, utilizzando ovviamente formati particolari, andando un po' a ricercare quelli che sono i formati speciali, chiamati così. Non ultimo la gnocca, che è un formato di pasta simile a una nuvoletta, a una conchiglia, a una lumaca, che abbiamo fatto ripiena al forno. E spero che la assaggerete, solo vedendola vi faccia venire l'acquolina in bocca. Noi stasera siamo un contorno, cara signorina. La regina stasera è la pasta, sono i fratelli Moccia, sono loro che hanno creato questo spettacolo di locale, quindi oggi noi ci limitiamo a fare un piccolo contorno, tutto qua. Certo, io sono come sindaco di Gragnano estremamente orgoglioso e quindi devo ringraziare la famiglia Moccia per aver trasformato questa struttura che una volta era un pastificio, un mulino, in una struttura che dovrà sicuramente rilanciare il turismo enogastronomico e quindi valorizzare i prodotti tipici che ricordiamo non sono solo la pasta che è al marchio IGP, ma sono anche il vino DOC, l'olio DOP e l'ulivo DOP.